positivi e approfittiamo per dare dei consigli per il traffico, nel senso che un invito alla cittadinanza a utilizzare mezzi pubblici, quindi è un'ulteriore richiesta che facciamo in questo momento alla cittadinanza di aiuto e di collaborazione al fine di utilizzare i mezzi pubblici per la giornata di domani, almeno per gli spostamenti nel centro storico e nell'area della manifestazione. Noi siamo contenti e porto qui il saluto del nostro sindaco che si scusa per non poter essere qui tra noi per ovvi impegni istituzionali, data la delicata fase della problematica e dell'emergenza rifiuti, e approfitto per salutare questo evento e per sottolineare la grande apertura di questa, del sindaco e di tutta la giunta verso i diritti intesi nel senso più ampio del termine. E se noi intendiamo, io sono tra le altre mie deleghe, c'è anche quella alle pari opportunità, dove per pari opportunità noi abbiamo inteso l'accezione del Parlamento europeo del 2007, e cioè pari opportunità come lotta contro ogni forma di discriminazione di sesso, di razza, di genere. Tant'è che a questo proposito colgo l'occasione per annunciare che a breve istituiremo un forum aperto alla cittadinanza e a tutte le associazioni che ne vorranno far parte, quindi una casa comunale aperta alle istanze, alle esigenze delle associazioni napoletane e di donne. Quindi oltre al tavolo LGBT che già c'era, avremo anche quest'altro strumento, e quindi ci auguriamo di poter interloquire in un discorso continuo, costante e di vicinanza rispetto alle istanze di tutti, senza alcuna discriminazione di nessun genere, di nessun tipo. Quindi una città sempre più aperta, sempre più accogliente, sempre più recettiva alle istanze di tutti.